Ah, signori, buonasera, bentornati sul canale. Ma come sono contento di rivedervi. Oggi, ragazzi, è un giorno speciale perché mi è arrivato fortunatamente un pacco, una grandissima novità sul canale che non è di certo il Mini 4 perché non sono un recensore di droni. E visto che è uscito proprio in questi giorni e quindi internet sta spopolando. Comunque, mi è arrivato un prodotto di ultima generazione che oggi esamineremo insieme perché c'è da fare una riparazione. Comunque, veniamo al dunque. Come sempre, io sono Guido, bentornati sul canale per i vecchi iscritti e benvenuti per i nuovi. Oggi abbiamo questi due pacchetti, uno piccolino e uno un po' più grandicello, con la scritta fragile perché veramente bisogna stare attenti a come si maneggia. E questi due pacchetti ci sono delle cose molto interessanti che andremo a vedere insieme. Apriamo questi pacchetti, tanto è abbastanza intuibile cosa ci sarà da fare, e poi cambiamo l'impostazione della telecamera e vediamo come intervenire. Ok, non vi voglio spoilerare, a parte sicuramente l'avete visto dal titolo, comunque non vi volevo spoilerare fino a questo punto cosa usciva da queste scatoline. Allora, organizziamoci. Quindi ci vuole un'arma da taglio, prendiamo il taglierino. Apriamo subito il paccozzo. Pronti ragazzi? Vediamo se riusciamo a tirarlo fuori senza spaccare la scatola. Abbiamo fatto la scatola su misura proprio. Bisogna far così. Allora, beh, come potete immaginare è un prodotto DJI, ma guardate qui ragazzi, un DJI Mavic 3 Pro, quindi l'ultimo della famiglia dei droni consumer, diciamo della linea Mavic, quello dotato di tre sensori differenti. In dotazione viene appreso il cliente che mi ha mandato questo drone, ha preso il DJI RC. E ora apriamo la confezione. Tiriamo fuori la borsetta. Qui dentro cosa c'è? La scatolina, penso ci sia caricabatterie, fili vari, batterie varie. Sì, ci sono le pile e c'è il caricabatterie. Vabbè, per il momento non ci interessa. Apriamo questa bellissima borsetta. E tiriamo fuori il nostro elemento. Controller chassis. Ora questa possiamo momentaneamente mettere a posto. Allora, datemi un secondo che copro il codice QR, giusto per una questione di privacy. Ecco fatto. E qui abbiamo il nostro Mavic 3. Volete sapere che problema c'ha? Come vedete c'è un braccetto rotto che praticamente è proprio spezzato, ok? Quindi va assolutamente sostituito. E per far questo è un bel lavoro perché va smontato praticamente tutto il drone. Togliamogli la protezione e gli è andata anche bene al proprietario di questo drone, che la gimbal sembra che non gli sia successo nulla, perché solitamente si potrebbe o rompere la gimbal, quindi qualche parte della meccanica, infatti c'è qualche graffio, o altrimenti potrebbe succedere che si rompe praticamente la slitta dove la gimbal è attaccata ed è ancorata. Effettivamente non mi sembra. Vabbè, quando la smontiamo ora vediamo. Comunque, il drone si presenta in buono stato sostanzialmente, peccato che si è rotto il braccetto, e niente, questo va sostituito. Infatti qui nella scatolina mettere in carica il tablet, se no mi si spegne. Un cavo USB-C.
meglio. Quando cerco gli USB Type-C non ne trovo mai. Quando cerco... vabbè, accontentiamoci. Allora, dicevamo, qui nella scatolina ci dovrebbe essere il ricambio. Sì, infatti, come vedete, c'è un braccetto nuovo con la scritta Mavic 3 Pro, che è proprio la stessa che c'è qui sul braccetto da sostituire. Quindi ora cambiamo l'inquadratura, la mettiamo lì dall'alto e procediamo con calma a smontare questo affare. Vi avviso, sarà una procedura abbastanza lunga e macchinosa. Buona visione, restate sintonizzati. Allora, eccoci qui sul nostro banchino da lavoro. Ho già preparato la scatolina dove metterci tutte le viti e iniziamo a smontare le viti di questo drone. Allora, vediamo se mi ricordo che viti sono. Dovrebbero essere tutte viti Torx, se non sbaglio. Sì, allora prendiamo le punte Torx. Ce n'è una qui inclinata davanti. E ora smontiamo anche la gimbal. Sperando che non abbia problemi. Allora, il sistema di montaggio è molto simile a quello del Mavic 2, ovvero va tolto questo sportellino qui davanti. Si può sostituire la gimbal, perché vi ricordo che questo drone, come era anche il Mavic 2, è disponibile in diverse versioni. C'è la versione, questa qui è la versione Pro, cioè quella che è uscita, diciamo l'ultima che è stata presentata, che è C2 come classe operativa per via del peso. Poi c'è il Classic, che è quello con una sola camera qui davanti, e poi c'è invece quello liscio, diciamo chiamato liscio, che è quello che aveva due camere qui davanti, il primo diciamo che è stato presentato della famiglia Mavic 2. Togliamo anche quest'altra vite. E quindi hanno fatto un sistema che permetteva appunto al, diciamo, poter sostituire una camera piuttosto che un'altra semplicemente senza dover smontare tutto il drone. E questa, diciamo, per il Mavic 2 è stata una cosa abbastanza, diciamo, è stata ottimale, perché appunto uno poteva, volendo, poteva switchare dal Mavic 2 Pro al Mavic 2 Zoom semplicemente acquistando, acquistando una gimbal. Ok, qui abbiamo, praticamente abbiamo tirato fuori la gimbal, ora c'è da togliere una staffa qui dentro che serve per reggere i flat, i cavi flat in posizione
perché qui c'è una bella treccia di cavi flat che porta, diciamo, le tre camere, l'immagine delle tre camere e quant'altro sul, diciamo, nel punto in cui si deve collegare alla scheda madre. Ecco qui la slitta che vi dicevo, la mettiamo da una parte e ora si possono staccare due cavi PTZ. Allora, vediamo un po' cosa è successo. Ah, vedete? Me lo immaginavo. Che si è rotto anche questa staffa. Si è rotta in due punti. Si è rotta sia la staffetta centrale che si collega su questo sperone e sia l'aletta dove è ancorato il gommino. E questi due pezzi, tra parentesi, sono spariti. Questo sarà un bel problema. Comunque, intanto andiamo avanti col nostro intervento. Allora, mettiamo da una parte tutta questa robaccia. Allora, dobbiamo. Allora, le cose stanno così. Il braccetto, il braccetto è saldato sulla scheda dell'ESC. Allora, cosa dobbiamo smontare? Dobbiamo smontare un mucchio di roba. Per quale motivo? Perché il braccetto è saldato, il motore è saldato sulla scheda dell'ESC che ci si può accedere togliendo solo, diciamo, questa piastra qui sotto la pancia del drone. Il problema però è che nel braccetto, nei quattro braccetti, passano anche i cavi del motore, i cavi delle antenne. I cavi delle antenne sono attaccati tramite un connettore che si chiama IPEX in questa zona qui del drone. Quindi bisogna smontare la cover sotto, la cover sopra e la cover posteriore e togliere il musino. Quindi c'è da fare un bel po' di lavoro per poter, diciamo, intervenire per fare un lavoro del genere. E naturalmente i cavi sono saldati, quindi bisogna per forza usare il saldatore per poter fare una riparazione del genere. Apriamo qui la pancia del drone e poi qui c'è da staccare questo cavo flat che va praticamente sulla scheda madre. Bisogna togliere queste due viti che reggono questa staffetta. E questa è la scheda dell'ESC sulla quale è saldato il motore. Il motore da sostituire è questo qui, come potete vedere, quello rotto, che è saldato in questa posizione. Ci sono anche le luci LED che dovrebbero essere questo connettore qui, piccolino. Poi quando agiamo qui vi faccio vedere tutto, diciamo, un po' più da vicino. Allora, ne dobbiamo togliere anche delle altre viti che sono qui sul fianco, sotto il sensore anticollisione posteriore destro e sinistro. Faccio quest'altra vite qui. Ci sono due viti qui davanti. Una.
due. E sono rimaste queste due viti qui dentro, che devo trovare il modo di farci arrivare la punta, perché questa Torx non mi ci arriva. Allora, sono riuscito a trovare una soluzione. Avevo un kit di riparazione di cellulari, quelli che danno in dotazione quando comprate i vetri di ricambio su eBay, e c'è un cacciavite sottile sottile che fa proprio al caso mio. Allora, ipoteticamente non ci dovrebbero essere più viti da smontare. Quindi, ora prendiamo una levettina di queste di plastica per evitare di sciupare le plastiche col cacciavite di ferro. Dobbiamo andare a smontare questa scocca. Ma se no, qui se non ci levo la vite, non smonto un bel niente. Ok, qui sotto arrivano i connettori dell'antenna, sotto questa fettuccia che c'è qui. Ora dobbiamo togliere due viti, sempre della scocca superiore, anzi quattro viti, ora che ci penso bene. E teoricamente non ci dovrebbe essere altro da smontare. Ah sì, prima di smontare le plastiche dobbiamo togliere qui la prua. E qui dobbiamo andare a togliere ancora altre due viti. E questo drone ha preso una botta formidabile, si è ammaccata sia il, diciamo, la copertura qui davanti, infatti ho fatto difficoltà a toglierla, e come potete vedere dentro ci sono le linguette piegate, e si è anche ammaccata la scocca qui davanti, vedete? A questo punto rientrata. Ma meno male che c'era, diciamo, questo paraurti di plastica che ha salvato anche i sensori anticollisione, se no erano danneggiati anche quelli. Ora, non che quelli siano fondamentali per far volare il drone, però. Allora, cosa è rimasto da smontare? Ci sono
sono, mi sembra, altre due viti qui sotto. No, queste che non si smontano da qui, non mi sembra si smontino da qui almeno. Niente, proviamo a separare le plastiche, vediamo che succede. Dobbiamo fare un'operazione. Bisogna andare a togliere anche due viti che sono lì nascoste. Perciò per togliere quelle due viti bisogna smontare questi tappi che coprono i perni dei motori, e si libera praticamente, vedete, questo foro che c'è qui, che è quello che serve per entrare con il cacciavite e svitare la vite sotto, che altrimenti le plastiche non si separano. Stessa cosa di qua. Vediamo se riusciamo a separarle. Ok, è stato un po' doloroso, ma ce l'abbiamo fatta. Certo, porca miseria, è impressionante che delle plastiche così fini e dei gancetti così piccoli che ci sono qui laterali riescono a reggere tutto questo sforzo. Allora, perciò andiamo a aprire qui dietro la zona che copre i connettori delle antenne. Togliamo questa staffettina. E dobbiamo andare a togliere noi l'antenna, questa che va di qua, quella blu. Perciò bisogna staccare il connettore blu, che è questo. Però per staccare questo connettore qui bisogna togliere anche questa staffa, che vediamo un po' come si può fare a togliere questa staffa. Per togliere questa staffa bisogna smontare il dissipatore. Allora, abbiamo tolto il dissipatore, ora dovremo riuscire a svitare queste viti in questa zona perimetrale, dovremo riuscire a togliere questa piastra. Proviamo.
ce ne sono altre qui. Ok. Allora, qui il cavo blu passa sotto il connettore grigio chiaro, quindi dobbiamo staccare anche questo. Ora si potrebbe sfilare, sì. Perfetto. Questo rimettiamolo un attimo in posizione. Torniamo giù. E ora bisogna smontare il supporto del braccetto, quello che gli permette di fare lo scatto aperto e chiuso. E anche questo da rimettere in posizione, non sarà semplice. Ora, a questo punto possiamo accendere il saldatore e dobbiamo andare a dissaldare questi cavi. Nel frattempo, stacchiamo il connettore dei LED. Dovrebbe essere questo qui. E respiriamo un po' di vapori di stagno. Ok, qui il tutto è stato dissaldato e ora cerchiamo di capire come si fa a sfilarlo, perché poi dobbiamo anche rinfilarlo. A sfilarlo si sfila facilmente così. Mettiamolo da una parte, prendiamo il braccetto nuovo e ora sarà un po' più complicato rinfilarlo. L'antenna deve andare verso il basso. Bisogna fare la pesca del connettore. Ok, e l'antenna l'abbiamo presa. E ora bisogna prendere tutti questi cavi e farli arrivare in cima, qui sopra. E anche questo non sarà uno scherzo.
ci conviene fare una cosa. Viene a prendere un pezzettino di scotch e attaccarli tutti insieme. Ecco qui, abbiamo pescato un bel pesce. Adesso leviamo l'amo. E ora dobbiamo risaldare. Rinfreschiamo un po' qui la situazione stagno, con un po' di stagno fresco. E qui, fortunatamente, come fa mamma di DJI, sono stampati direttamente sulla PCB i colori dei colori. Quindi in fondo ci sarà il bianco. Grigio. E infine il nero. Ci mettiamo anche il connettore della lucina LED. E mandiamo tutti questi cavetti dentro. Ok. Poi li colleghiamo. Connettore dell'antenna. Questa sembra una cosa semplice, dove ci vuole collegare un connettore, invece gli spazi sono talmente ridotti che è complicato fare anche un lavoro del genere. Ok, quindi il cavo deve passare qui dietro il grigio. Colleghiamo il cavetto grigio. Rimettiamo in posizione questo supporto.
e gli possiamo già rimettere le viti. Ok, ora rimettiamo a posto la ventolina. E praticamente da questa parte il lavoro è bello e finito. Ora dobbiamo andare a inserire il braccetto nella sua posizione. Che è questa qui. Che è questa qui, quindi dobbiamo andare a rimettere questa. Innanzitutto posizioniamolo come deve andare. Complicato, ma ce l'abbiamo fatta a rimettere a posto questo affare. Rimettiamoci la vite qui. Si lo tiene bello fermo. Ma poi avevo visto che era saltato un cosino di questi sui transistor che serve per dissipare. Mettiamo un po' di colla a caldo per isolare le saldature. Aspettiamo che asciuga un secondo. Poi qui possiamo sostanzialmente richiudere il fondo. Quindi rimettiamo il connettore qui sotto, gli mettiamo la sua staffetta. Con le sue due micro viti.
e rimettiamo a posto qui il fondo e ci mettiamo anche due viti per chiudere il tutto. Rimettiamo anche la staffetta qui dietro e anche qui andiamo a cercare due microviti da mettere qui. Qui abbiamo messo una vite di troppo prima. Abbiamo messo una vite di troppo prima. Questa qui. Ok, e questo è posizionato. Potremmo anche mettere il tappo sopra, visto che qui su non ci dobbiamo far nulla, però prima di mettere il tappo su voglio vedere se funziona il tutto. Ci sono altri pezzi fondamentali da mettere, a parte la gimbal? Non mi pare. Quindi rimontiamo la gimbal, perché sennò il drone mi sa che non ci fa nemmeno armare i motori. Mettiamoci una vite e farla stare in posizione. Ok, leviamo l'elica. Avremmo potuto levarla anche prima, Ovviamente lavorare con le eliche montate non è proprio il fatto. Allora, i motori girano tutti e quattro, vediamo se girano dal lato giusto, sì. Perfetto.
l'altro che abbiamo sostituito è questo qui, eh. Come vedete gira in senso orario. E quindi per il momento possiamo rimontare il tutto. Oh, ecco fatto, dopo aver avvitato 7000 viti per rimettere insieme le scocche e le plastiche del nostro drone, siamo riusciti a sistemarlo. Ora, se sono riuscito a fare un volo di prova, sicuramente l'avete visto prima di queste, prima diciamo della parte finale del video dove faccio, dove mi sbrodolo e faccio i saluti e dove elemosino i like per il mio canale. Se il video vi è piaciuto, naturalmente mettete un like al video come vi ho detto. Iscrivetevi al canale perché ci saranno altri contenuti super interessanti. Il drone l'abbiamo riparato, ma la slitta è ancora rotta. Ora vediamo se il cliente la può riparare, perché era una cosa che non era stata preventivata, perché il drone mi è arrivato oggi e non avevo avuto modo di vederlo prima. Comunque, anche nel caso non volessi ripararla, mi deve arrivare un altro Mavic, però quello diciamo liscio, quindi quello con la doppia camera e non la tripla, che ha lo stesso problema, ovvero si è rotta la slitta che monta la gimbal sul drone. Quindi vedremo sicuramente in quel se mi confermerà preventivo, vedremo sicuramente in quell'intervento. Io mi invito a condividere il video se conoscete persone che hanno il Mavic 3 che vogliono vedere come è fatto all'interno. So che è stato un po' lungo e ho chiacchierato poco, però spero che vi abbia fatto piacere comunque lo stesso vedere una roba del genere, perché secondo me è abbastanza interessante. Come al solito vi ringrazio e come sempre vi auguro